what I need is Amici telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Parole per fare parole. Oggi abbiamo con noi, pensate un po', il nostro primissimo autore che ha inaugurato la nostra rubrica. Diamo il Salve, innanzitutto, benvenuto. primissimo, speriamo non ultimo. Precisiamolo. Benvenuto Tonino Scala, con la presentazione del libro Felicissime condoglianze, edito dal Quaderno Edizioni. Io voglio introdurre una novità, Tonino. Tu sei quello che inizia, per così dire, ha iniziato questa rubrica e adesso introduci anche questa novità. Voglio darti un foglio in cui devi scrivere un messaggio, una provocazione che vuoi mandare al pubblico. E alla fine dell'intervista lo leggiamo. Ci provo. Tonino, partiamo dal titolo, questo titolo che è un po' ambiguo, Felicissime condoglianze. Cosa si cela dietro questo titolo? Si cela innanzitutto una commedia, quindi dal titolo si comprende che leggendo questo libro e vedendo il film che sarà tratto da questo libro che il 25 aprile parteciperà al Festival del Cinema di Bari, a ottobre vedremo nelle sale di tutta Italia, si nasconde anche una paura dello scrittore, la paura della morte. E quindi proprio perché c'è questa grande paura, io provo a giocare, non per non affrontarla, scusate il gioco di parole, ma per provare ad esorcizzare quello che è un fenomeno, quello più naturale di una vita che nasce e che muore. I protagonisti sono due fratelli, Leo e Max. Sì, Leo e Max che da piccoli hanno avuto la sfortuna di perdere i propri genitori, entrambi, in un incidente stradale. E mentre Leo ha studiato, è diventato avvocato e ha pensato di, tra virgolette, sistemarsi con la figlia dell'avvocato Viganò, che è l'avvocato più importante del Sannio, perché il libro è ambientato nella valle del Taburno. Max, per esorcizzare quello che è un dramma che ha segnato la sua vita, ovvero la morte dei propri genitori, inizia a giocare con la morte e si inventa un mestiere tutto particolare, una sorta di funeral planner, con però l'inconsapevolezza da parte e dei familiari e del morto stesso, cioè nel senso che non è un mestiere vero e proprio. Loro, lui, Max e Saverio, che è il suo amico in queste scorribande, provano a fare delle incursioni rovinando i funerali di questo piccolo paesino del Sannio. Motivo per cui Max viene considerato folle. Viene considerato folle proprio perché lui crea tutta una serie di storie particolari intorno agli anziani che muoiono nel paese. Se muore un ottantenne per infarto, lui e il suo caro amico vanno al funerale ed oltre ad organizzare i coretti, il corteo funebre in modo, tra virgolette, sui generis, loro provano anche ad inventarsi una serie di storie un po' strane e strambe, perché una cosa è morire per infarto nella propria camera da letto, altra cosa è morire d'infarto, ma nella camera da letto di una ventenne. Quindi si crea tutta una sorta di alone animando questi funerali, animando il paese, ma creando non pochi problemi. Questa follia di Max è una follia reale oppure è una follia che capita solamente al momento giusto, quando occorre? È una follia reale, perché Max è segnato da questo evento tragico e proprio perché non vuole affrontare la morte, o meglio, la vuole affrontare in un certo modo, vuole renderla appunto come se fosse un evento importante della vita, difatti lo è, ma è importante al pari di un matrimonio. Se tu hai i wedding planner che organizzano i matrimoni, perché
non organizzare anche un momento alquanto importante della vita come quello dei matrimoni. Poi c'è chi può dare un altro tipo di interpretazione dicendo che il matrimonio è bello in quel momento, poi un minuto dopo diventa un vero e proprio funerale, ma di questo ne parleremo in un altro libro. Quindi il controsenso sta anche qui. Sì, il controsenso sta qui, ma il controsenso è nella vita quotidiana. La vita dove tu nella stessa giornata puoi ridere, puoi piangere, puoi stare bene e puoi stare male. Cioè, la vita, poi alla fine, questo è anche uno dei messaggi che lancia il libro, che la vita è bella in tutti i suoi aspetti. E diciamo che sotto alcune sfaccettature c'è anche tanto dell'autore in questo testo, perché questo è un libro che nasce in modo particolare, cioè nasce di notte. Mi chiama un mio amico produttore, Antonio Portello, con il quale stiamo provando da un bel po' di anni a realizzare dei film, ma per una serie di motivi legati appunto al titolo e a questa natura morta, poi è sempre saltato tutto. Lui mi chiama e mi dice: Tonino, erano l'una di notte. Tonino, ma saresti in grado di scrivere una commedia, visto che ho sempre scritto cose di altro tipo? Io mi sono sentito un po' Nanni Moretti nel Caimano, ma ti sembra questo il momento di scrivere una commedia? Poi lui aggiunge una commedia sui funerali. Disse: boh, questo ha bevuto qualche cosa, ma di sicuro questo vino è qualcosa di buono, di serio. E poi aggiunge: dai, facciamo un film. Nel momento in cui a Tonino Scala si dice facciamo un film, c'è una sorta di eccitazione, si accende la lampadina, passano un po' di mesi e in pochissimi giorni, durante un weekend al mare con la famiglia, con il mio prezioso telefonino, butto giù la storia che poi diventerà un libro. Come mai hai scelto proprio Vitulano come luogo di ambientazione? Vitulano è stata scelta perché il produttore aveva un impegno con il sindaco di questa città per la realizzazione di questo film che nel cast ha attori di tutto rispetto. C'è la nonna di Saverio che è Sandra Milo, c'è il trio Ardone Peluso Massa, c'è Andrea Roncato. E tanti altri, tra cui anche Enzo Salvi, famoso per i panettoni. E quindi, poiché c'era l'impegno in questo sindaco di realizzare un film in quel territorio, io quel territorio l'ho dovuto studiare, perché a Vitulano c'ero stato, ma c'ero stato di passaggio. Quindi ho trascorso un po' di giorni ad ammirare questo gran bel paese, dove in alcuni momenti sembra realmente essersi fermato il tempo, non solo, anche qui chiedo scusa per il gioco di parole, per i tempi, che non sono i tempi nostri, sono dei tempi appunto di paese, dove non c'è questa frenesia, non c'è questa corsa, e tutto gira intorno al centro di questo piccolo paesino con tantissime frazioni. Quindi nasce qui l'idea di Vitulano e nasce qui appunto l'idea di ambientare l'intero film e l'intera sceneggiatura all'interno di questa bella valle che è la Valle del Taburno. Un altro personaggio che compare all'interno del tuo romanzo è Don Tonino, il parroco del paese, che è, diciamo, la prima persona che si ribella durante queste incursioni all'interno dei funerali. Ecco, Don Tonino rappresenta un po' la Chiesa. Tu pensi che la Chiesa sia lì a considerare la morte un qualcosa di triste e non di gioioso, come poi Max cerca di far capire a tutti i costi? Don Tonino nel film è Andrea Roncato, quindi già potrete immaginare cosa diventerà poi il parroco, che rappresenta appunto la Chiesa, che è quella che appunto deve comunque provare a giudicare, deve provare a rimettere la barra al centro.
e a riportare una questione come quella dei funerali nell'ambito della cosiddetta, tra virgolette, normalità. Nella realtà, mantenere soprattutto la tradizione. Mantenere la tradizione, ma nella realtà la Chiesa non considera il funerale o la morte come un evento spiacevole, anzi, in teoria dovrebbe essere il contrario, perché nel momento in cui si arriva alla morte tu aspiri ad andare nel regno dei cieli, quindi dovrebbe essere quello un momento importante e solenne, e proprio perché è un momento importante e solenne, poi soprattutto in un paesino, nella provincia italiana, nella provincia di un sud e di un mezzogiorno, dove appunto, come ho detto prima, il tempo sembra essersi fermato, è giusto che il parroco, anche se nel film è Andrea Roncato, famoso comico italiano, provi a riportare la normalità ai fedeli, ma all'intera comunità. Ad un certo punto tu scrivi: si muore quando il corpo è morto o quando si è morti dentro? Si muore anche quando si è mortificati. Sì, perché nel libro molti dei personaggi, protagonisti e non protagonisti, hanno in comune una questione, che è quella della mortificazione. Tutti a loro modo vengono mortificati. C'è Leo, il fratello di Max, che è mortificato dal suocero, l'avvocato Viganò, come dicevo prima, che nel film è l'attore Peppone De Rosa, che in questo momento non se la sta passando molto bene perché purtroppo è stato vittima di un incidente, e gli auguro, ma penso che tutti noi gli auguriamo, di rivederlo in forma per il prossimo film. Poi c'è Sonia, che è la protagonista di un altro luogo importante del paese, che è questo gran bazar, tutto in pochi metri, che anche lei è mortificata dal suo amante, che è il proprietario di questo negozio. Poi c'è lo stesso Max, che è mortificato dalla vita e quindi prova a riscattarsi organizzando i funerali, e quindi c'è questa vera e propria dicotomia fra la morte fisica e la morte del proprio io, che può essere considerata appunto come una morte vera e propria. Però anche rispetto alla morte, quella non fisica, quella morale, il libro lancia un messaggio, che è un messaggio di speranza. Non vi dico quale, perché poi il libro va letto e anche il film va visto. Leggiamo qualcosa? Sì, leggiamo qualcosa, proviamo a leggere. Una parte è una commedia, però proviamo a leggere una parte, diciamo, più drammatica. Ci sono posti speciali, sono i posti dell'anima, sono quei luoghi non luoghi che appartengono al nostro io, luoghi dove siamo noi stessi, luoghi dove ripercorriamo i momenti belli, i momenti brutti, luoghi dove è la residenza di una cosa che non è una cosa vera e propria, luoghi della memoria alla fermata dei nostri sogni, delle nostre illusioni, delle nostre passioni. Luoghi che son vivi anche quando ci ricordano i morti. So che la vostra mente, dopo queste parole, vi riporterà a un cimitero. L'associazione è semplice. È lì che sono sepolti il papà e la mamma di Max e Leo. Ma il luogo dell'anima, per i due giovani vitulanesi, è un altro. Max e Leo sono alle Giostre, un posto particolare, al quale i due fratelli sono molto legati. Da bambini i loro genitori spesso li portavano lì. Un luogo che suscita ricordi bellissimi, ma anche bruttissimi. La presenza in quel piccolo parco giochi per i fanciulli li fa ritornare a quei tempi, tant'è che entrambi salgono sulle giostre. Perché questo luogo? Perché questo passo? Io quando presento questo testo nelle scuole provo a fare un gioco. Ognuno di noi, soprattutto quando arriva ad una certa età, e la mia è una certa età, ha tantissimi luoghi dell'animo. Io provo a giocare con i ragazzi facendo chiudere gli occhi agli adolescenti e a far pensare ai loro giochi dell'animo. Questo gioco lo vorrei fare anche
con i nostri telespettatori, perché io quando chiudo gli occhi e penso ai luoghi dell'anima, penso al letto, non di casa mia, perché sono cresciuto con mia nonna, al letto, a questo lettino della casa di nonna, perché per un ragazzo la domenica mattina è un giorno importante, soprattutto per dormire, visto che il sabato sera si fa tardissimo. E per me, in quel periodo, appunto, la domenica mattina nonna mi svegliava alle 7 perché lei faceva la pasta in casa e utilizzava quel letto come luogo dove mettere questo grande tavolato con sopra gnocchi o pasta vari. Per me quello era un vero e proprio dramma, perché svegliarsi alle 7 del mattino dopo un sabato notte, come avviene nei giorni nostri per i ragazzi, è una cosa tragica. Ma quello per me è un luogo dell'animo, perché mi ricorda tanti aspetti di una vita che non c'è più. Quindi vorrei giocare anche con i telespettatori. Chiudete gli occhi e provate a ricordare i vostri luoghi dell'anima. Io penso che i luoghi il più delle volte siano persone, quindi nel momento in cui siamo legati a determinati luoghi è perché vi ricolleghiamo delle persone con cui abbiamo vissuto un po' del nostro tempo. Sì, questo è vero, però è anche vero che ci sono dei luoghi che non ricordano solo persone, ma ricordano anche stati d'animo. Perché Sensazioni tu, provate nel bravo, momento in cui si perché tu puoi è lì. passare per un posto e quel posto ti sembra bellissimo se stai con la persona giusta, se ti trovi in un momento giusto della tua vita. Puoi ripassare per quel posto, ma quel posto ti può sembrare il posto più brutto E non ti del mondo trasmette se nulla. non ti trasmette nulla, o forse ti trasmette una sensazione contraria a quella che ti ha trasmesso mesi, anni prima, quando avevi uno stato d'animo diverso. Quale sarà il prossimo lavoro? Il prossimo lavoro è quasi addirittura d'arrivo, lo presenteremo il 30 marzo a Casa Vatore, ma è un tema totalmente diverso. È una storia di una vittima innocente della camorra ed è la storia romanzata della vita di Dario Scherillo, un ragazzo che è stato ucciso un bel po' di anni fa per un errore. E il libro si chiama Ed è subito sera. Anche da questo libro sarà fatto un film, ma non sarà il classico film sulla camorra. Sarà un film contro la camorra, non per prendere le distanze dalla cinematografia che sta avendo un grandissimo successo, ma perché il nostro intento è quello di provare a far capire che quel cancro che tarpa le ali ad un territorio magnifico come il nostro è la camorra e che quella famosa frase che talvolta sentiamo dire, finché si ammazzano tra di loro, qualche cosa che non ci riguarda, è una grande sciocchezza perché tante pallottole hanno colpito persone innocenti e ahimè, ai noi, in questa guerra senza fine continueranno a colpire tanti altri innocenti. Quindi parlo di Dario, parlo di quelle pallottole, ma quelle pallottole potevano colpire ciascuno di noi. Noi concludiamo con il messaggio che hai scritto all'inizio. Leggo io? Sì, se riesci a comprendere la mia scrittura, visto che per me sono quasi geroglifici, però provaci. Leggo. I soldi non fanno la felicità? La parmigiana di melanzana? Sì. Perfetto. Non potevamo concludere meglio. In una location come questa, in una terra dove il cibo ha un valore Dobbiamo fondamentale, è adeguarci, dobbiamo normale che ti assolutamente sia. adeguarci Sì. piacevolmente. Grazie Tonino. Grazie a te, grazie a voi. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento. Buonasera telespettatori e ben ritrovati al consueto appuntamento con gli eventi. Partiamo subito con Nola, dove il 31 marzo, presso il Museo Storico Archeologico, verrà allestita la mostra Le bellezze visibili del paesaggio.
Un omaggio al paesaggio con l'esposizione di circa 35 opere dell'artista Lello Gaudiosi, che ha colto l'equilibrio possibile tra uomo e natura. Quindi fino al 31 tutti a Nola ad ammirare queste bellezze. Anche il castello di Limatola si veste di cioccolato, infatti fino al 24 febbraio ospiterà la prima edizione della Kermesse Castello Fondente Cioccolatieri all'Opera. Il 26 marzo invece ad Avellino c'è la Sagra del Maiale Senecchia. Le strade di questa piccola comunità ogni anno vengono invase da centinaia di persone che possono gustare e assaporare i piatti unici tradizionali e gli aromi del posto. Domenica 26 marzo invece l'Associazione Culturale Archea vi invita alla scoperta della splendida Certosa di San Martino a Napoli. La chiesa in barocco napoletano, le collezioni, gli antichi sotterranei, ospitati in questo posto meraviglioso e austero. Il costo del biglietto è di 12 euro e la prenotazione è obbligatoria. Per questa settimana invece tra i luoghi da visitare vi proponiamo il Museo Archeologico di Pestum, che fino ad agosto riserva ai visitatori la possibilità di ammirare opere mai esposte al pubblico. L'iniziativa si chiama Venerdì dei Depositi e prevede visite guidate ai tesori nascosti nei sotterranei del museo. Un'occasione unica per ammirare centinaia di tombe dipinte del IV e III secolo a.C., la tomba monumentale con le pareti dipinte. Le visite sono di venerdì e per accedervi si paga giusto 1 euro al costo del biglietto che è di €10. È consigliata inoltre la prenotazione. Anche per questa settimana dal Vesuviano TV è tutto, vi aspettiamo alla prossima puntata. Terra mia, com'è bella la panza. Bye.